Ben ritrovati a tutti ragazzi, siamo su un nuovo tutorial su Sony Vegas Pro 14. Oggi vi mostrerò come inserire la vostra facecam in un gameplay o in un trailer per fare una reaction, oppure potete utilizzare lo stesso metodo per fare i vlog. Comunque, come inserire la facecam? Ecco, innanzitutto selezioniamo il nostro gameplay o il nostro trailer che ci interessa e lo trasciniamo nella nostra timeline. In questo modo avremo la parte video e la parte audio. Andiamo ad inserire una traccia nuova video cliccando col tasto destro nel grigio qui sotto, Insert Video Track, in modo tale che la parte superiore del video appunto vada a sovrapporsi a quella secondaria. Appunto, la nostra faccia deve essere sopra il gameplay o sopra il trailer. Andiamo a spostare la nostra facciona nella porzione del video che ci interessa, all'inizio o alla fine, giusto? In questo caso l'abbiamo messo qui dopo un paio di secondi e abbiamo la nostra facciona a schermo intero e in diciamo proporzione 16 noni. Quindi, mettiamo caso che noi vogliamo farla quadrata, dobbiamo andare a selezionare questa iconcina qua, Event Pan Crop, all'interno della parte video della nostra facecam e andare a stringere a destra, a sinistra, su, in base a dove volete. L'importante è che voi sblocchiate quest'icona qua, non deve essere selezionata, se no rimarrà sempre 16 noni. Andiamo a stringere a destra, poi andiamo a stringere a sinistra, sotto e sopra. Ok, adesso abbiamo il nostro faccione in primo piano. Magari lo spostiamo sopra che si vedono anche tutti i capelli. Chiudiamo in modo tale che ha salvato, però adesso il nostro faccione è a schermo intero. Come facciamo a metterlo in alto a destra, ad esempio? Andiamo nel livello interessato della facecam e selezioniamo quest'iconcina qua, vedete, con la freccetta. Clicchiamo qua, spostiamo la finestra in modo tale da vedere bene l'anteprima e abbiamo questo rettangolo che altro non è il nostro livello della facecam, che è sempre in 16 noni, però noi l'abbiamo tagliato. Ci spostiamo su questa pallina qua e andiamo a rimpicciolire la nostra appunto facciona. La facciamo grande quando ci interessa e poi ci posizioniamo al centro di questo rettangolo e spostiamo ad esempio in alto a destra, così. In questo modo poi noi andiamo a chiudere e abbiamo realizzato il nostro video con Facecam, semplicissimo. In due semplici mosse abbiamo fatto quello che in altri programmi magari ci avremmo messo più tempo. Ok, ragazzi, anche questo video finisce qui. Io vi invito a lasciare al solito un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!